Movimento Libero riparte dopo le elezioni amministrative. Il gruppo di minoranza, che all'ultima tornata elettorale ha raggiunto l'8% dei consensi, ha annunciato ieri sera in conferenza stampa gli obiettivi futuri, confermando contestualmente la sua presenza all'interno della coalizione di centrodestra, sancita dall'apparentamento stipulato con Francesco Pastore prima del ballottaggio. Movimento Libero non si è mai fermato, quindi continuiamo un percorso che abbiamo intrapreso già prima della scadenza elettorale. Ripartiamo da ciò che abbiamo sottoposto agli elettori, la nostra città normale, quindi ripartiamo dalle periferie, creando comitati di quartiere, creando e confrontandoci con le associazioni territoriali. Oggi abbiamo l'obbligo di rispettare gli elettori che ci hanno permesso l'ingresso in Consiglio Comunale, di rispettare l'intera comunità di Ponte Cagnano Faiano. Abbiamo sottoscritto anche un documento, quello della Città Unita, quindi siamo per quella nuova fase politica che possa rimettere al centro dell'amministrazione l'intera comunità di Ponte Cagnano Faiano. Ribadiamo un concetto anche di autonomia, di Movimento Libero, di quelli che sono i punti programmatici che porteremo avanti, e c'è anche la voglia di confronto attraverso quella minoranza unita che abbiamo sancito attraverso la Città Unita. Ripartiamo dalle priorità degli interventi, dalla città dei colori, la città verde, dal mondo, quello che ci appartiene, il mondo del commercio, dove ci siamo spinti ad andare oltre, quindi a creare dei percorsi attraverso i fulcri principali della città, attraverso le aree di aggregazione della città, creando una nuova carta d'identità per Ponte Cagnano Faiano. Ci auguriamo della nuova fase politica di essere collaborativi e di avere dall'altra parte una maggioranza che possa dialogare costantemente. Ripartiamo da quella nuova fase politica che possa inglobare il Movimento Libero e tutte quelle realtà territoriali che vogliono lavorare per il bene della comunità.